Michele, questo che sarebbe? Questo è il classico torcinello molisano. Viva il Molise! Sei pronta? Sì. Dov'è così elegante? Nella steakhouse più figa di tutto il Molise. Guidate. Ok. Dovete sapere che Paola ha un problema con Google Maps. Nessun problema, Michele, sei tu che dici che c'è problemi. Ciao amici, siamo a Campobasso, siamo andati a trovare una delle steakhouse più fighe di tutto il Molise. Ma perché in Molise quante ce ne stanno di steakhouse? Vabbè, qualcuno ce ne sarà. Dici? Dico di sì. Vabbè, noi iniziamo da quella di Campobasso, che è capoluogo di regione. Sì. Sicura? Sì, penso di sì, almeno quando andavo a scuola così era. Vabbè, mo googliamo. Comunque, la steakhouse sta lì, siamo quasi arrivati. Ci siamo messi in quello che è il tavolo più ambito, quello all'ingresso. Il locale si sviluppa in tre ambienti. Qui all'ingresso, entrando, è decisamente più rustico. Si vede che è proprio il cuore, no? Da dove è iniziato. A noi ci piace da morire. Tanto che c'è la brace a vista, c'è il bancone delle birre alla spina. È il posto più figo. Poi ci sono due sale che sono molto più ristorante, no? Sì. Meno rustiche, più formali. Il 3 d'Union comunque è la presenza fissa di Michele, il proprietario, che qua ho già capito, gira tutto intorno a lui. Non so se hai visto, ci sono un sacco di stampe simpatiche. Sì, è simpaticissima. C'è anche il quadro di Teomondo Scrofalo, lo sai? Io lo metterei più in vista. Comunque, era per dirvi che siamo arrivati, dove ci siamo piazzati. Adesso Paola si studia il menù e ordiniamo. Un punto di forza di questo locale che già ho visto, allora questo è impostato con grandi antipasti tipici della zona, con tutti i prodotti locali ricercati, e poi ci sono anche una serie di selezioni di carni, quindi io mi spezzerò molto sulla scelta degli antipasti, caro Michele. Ottimo, io vado sulle carni. Caro Michele. Vabbè, agli ordini. Io invece mi concentro sulla carne, ci sono due vetrine di esposizione, la selezione è molto interessante. Paola? Come diceva Bud Spencer? Ti spiazzo in due. Ma quello era un altro, Lo so. Ma che so. Amici di Bracimi Ancora, lui è Michele, questo soggetto dalla faccia poco raccomandabile, è il proprietario. Buonasera. E a fine video facciamo un'intervista, perché ha una storia molto interessante, perché lui è riuscito a piazzare a Campobasso, diciamo una cittadina che non è che proprio abbracciasse la modernità tutti i giorni, un concetto di steakhouse innovativa. Nel frattempo lui stava provando a corrompere Paola con questi. Abbiamo ordinato 5 antipasti e sapete perché? Perché questa si definisce antipasteria braceria. Non hanno i primi e quindi i ragazzi hanno un sacco di antipasti e non abbiamo resistito, abbiamo ordinato 5, io ne avrei ordinati 8, però poi non ce la facciamo oggettivamente a mangiare tutto, stanno arrivando 5, ma nel frattempo è arrivato il vino, Maria Cristina. Ragazzi, lei è la sorella di Michele, qua ha il ruolo di sommelier e responsabile di sala. Ci hai portato un Tintilia, sì. Vino tipico della regione. Grazie. Grazie. Tintilia, consigliato da Maria Cristina, tanta roba. La cosa bella di quando si va nei locali e c'è un esperto di vini, sapete qual è? Fasse consigliata lui. 9 volte su 10 ci azzeccano. Buonissimo. Ragazzi, questo carpaccetto iniziale che ci è arrivato è una grande idea e Paola vi spiega perché. Il taglio che viene usato in questo caso è una grande cosa, perché è il pezzo della coperta, ok? Che è la parte più coriacea della bistecca. Che è questa parte qua, vero? Questa parte qua, che tendenzialmente è molto più dura, quindi nella cottura alla griglia la coperta avrebbe bisogno di cotture ben più lunghe, pertanto loro la staccano e ci creano questo carpaccio. Di solito nelle altre steakhouse ho visto staccarlo, farci ragù, farci il macinato, farci gli hamburger, quindi in questo caso è anche una cucina abbastanza circolare, sono curiosa di andarla ad assaggiare. Assaggiamolo, vai. Mi piace l'idea, già mi piace l'idea. Wow. Ottima anche la scelta della razza dell'animale, che è una Dexter, quindi una vacchetta piccolina che si predispone anche a questo tipo di preparazione. Morbida, gustosa, come partenza sa fa. E confermo, grande idea, grande gusto. Mentre noi chiacchieravamo, ragazzi, della copertina, sono arrivate altre due cose. Vedo del prosciutto e vedo dei funghi. Il prosciutto ha, diciamo, una doppia stagionatura, un passaggio anche in affinamento, in grotta. Ma la cosa che, ragazzi, che vogliamo dire, si è sparsa la voce, io sono appassionata di questi funghi, ed è arrivato il piattino di ovuli che andremo a mangiare ovviamente crudi. Qua si sentono tutti i boschi del Molise, ragazzi, questo mica me lo mangio tutto io.
Paola, Paola si è mangiata tutti gli ovuli. Ha fatto benissimo. No, a me mi ha lasciato senza, me ne porti un'altra porzione. Va benissimo. Sei pessima che ti sei mangiata tutti gli ovuli, è una cosa vergognosa. Per fortuna che me l'ha riportata. Notevole, notevole. Cos'è il prosciutto che ha fatto tutta quella grotta? E qui si sente il fatto che siamo in una regione rustica. Questa è una tartare di fassona con cipolla caramellata e stracciata. Semplice, un grande classico con due elementi sfiziosi. La grana, la consistenza mi sembrano giuste. Buona. C'è anche un po' di sale a fianco se uno vuole aggiungere. Assaggio pure io volentieri. Secondo me quando Madre Natura ha inventato la fassona l'ha inventata con lo scopo di andare sulla terra e fare le tartare e le battute. Questo è il suo compito, strepitosa. Nel frattempo ragazzi la brace ha iniziato a lavorare e io direi di andare a curiosare alla griglia. Madame, andiamo alla brace? Però se vino è troppo buono, un altro sorsetto, vogliamo andare alla brace. Si può? Ho messo... Che stai cucinando? Ci sono arrosticini di agnello fatti a mano da noi, sì. Questi sono arrosticini di agnello? In questo ristorante questo prodotto lo chiamano arrosticino di agnello. Spalla e coscia dell'agnello per un arrosticino XXXL. Infatti io lo chiamerei arrosticione. Se gli amici abruzzesi vedono quella cosa secondo me un po' si arrabbiano, lo sai, ma qui siamo in Molise e quindi... Vabbè, ma dai, se l'hanno fatto d'agnello con la spalla distossata, tutta un'altra cosa. Tu hai già preso le loro difese, subito. Sì, è incredibile. Dalla parte del grigliatore. Sempre. Gli ho fregato un peperone crusco. Io vado matto per questi. Viva il Molise! È arrivato il cigolo con la paparulessa. Paparulessa, paparulessa, paparulessa. Sarebbero le pappacelle quelle napoletane, no? E le pappacelle che sarebbero? Sarebbero i peperoni sott'aceto. Buoni! In questo caso loro lo chiamano cicoli, che però è diverso dal cicolo napoletano. Okay. Questa qua praticamente sarebbe la spuntatura di maiale, la parte della punta di petto, con la pancetta. Non faccio una cosa però. Che fai? Quando fai così mi preoccupi. Ho fatto il pacchetto maxi. Ma non si può! Ah, i peperoncini! Da dove arrivano questi peperoncini? Questi erano da Cassino. Però sono calabresi, me li ha dati mia madre che li ha messi a essiccare per me. Cara Paola, da dove iniziamo? Come da dove iniziamo? Da questo. Grazie. Vai! Allora io prendo questo che è un pezzo di pancetta, che si vede, vedi? Eh sì, è pancetta. Questa che è la spuntatura. Sì. Ok. Poi prendo le paparulesse. Ok. Le metto qua. Sì. In più mi sono arrivati mica i peperoncini di tutto il mondo. Ma che è il festival del peperoncino? Peperone e peperoncino. Mamma mia ragazzi. Questo peperoncino spinge. Che dire, questo piatto ti senti a casa, è gustosissimo. Adesso che stiamo avvicinando, insomma, è autunno, inizia a fare freddo, questo ti riscalda il cuore e la pancia. Buonissimo, è il primo savaissimo della serata. Paola, questa mattonella di farina di mais me l'hai snobbata comunque, lei si è offesa, io faccio a mo' di scarpetta. Oh, però non te lo mangia tutto, eh! Tu che hai fatto con gli ovuli? Vabbè, ma ti hanno portato un altro piatto! Piatto della tradizione, ragazzi, che vi consiglio, ci sta tutto il Molise qua dentro. Lo sai Paola che a me fa sempre un effetto positivo mangiare in questi ristoranti delle ricette che magari mangiavano i nostri antenati 100 anni fa, 200 anni fa, no? Pensare che assaggiavano, che avevano in bocca gli stessi sapori, mi piace da morire. È un bel mangiare, un bello scoprire. Peperoncini di mamma Giuseppina, peperoncini di Michele, peperoncini tritati di Michele. Amici di Bracemi ancora, se volete far felice Paola, non regalate le rose, non regalate le Cartier, non regalate le brillanti, ma un mazzo dei peperoncini. Qui alla mail, ragazzi, se ci volete regalare un po' di peperoncini. Ti piace? Sì, sì, però... No, davvero, se c'è qualche... Va bene. E non ti puoi distrarre un attimo, che cosa c'è arrivato Paola? Caciocavallo con porcini ovviamente freschi, molisani e tartufo bianco. E guardate qua ragazzi. Che succede? Voi non si potete sentire l'odore, ma questa è una roba pazzesca, questo è oro bianco.
C'è un profumo nell'aria, ragazzi, di tartufo pazzesca, ragazzi, pazzesco. Ci ha riempito di tartufo strepitoso. No, vabbè. La goduria che provo quando mangio il cacio cavallo praticamente fuso col tartufo sopra è quasi la stessa di quando trovo parcheggio al centro di Roma, praticamente uguale. Tanto là, ma questo è meglio. E qua sta in paradiso. Questo cacio cavallo, ragazzi, lancia un messaggio a tutti noi che non siamo del Molise. Ci dice: veniteci a trovare, pure se non c'avemo l'autostrada, pure se c'avemo le strade sgarupate, pure se c'avemo qualche buca. Nel prossimo weekend indirizzate Google Maps qui, tranquilli, chiappa Google Maps, ok? E venite da Cuore del Sia a mangiare questo cacio cavallo, ragazzi. È il miglior regalo che potete fare a voi stessi. È arrivata la pizza con minestra. Allora, loro usano il termine pizza per questa preparazione, dove viene preparata questa minestra, mi spiegavano, con le verdure, quelle stagionali. In questo caso qui dentro ritroviamo la cicoria, la scarola, la bieta, sicuramente. E alla fine viene aggiunta questa farina di mais che funge quasi da mantecatura, quindi la pizza è intesa con questa aggiunta di farina di mais. Paola, lo sai così che sembri? Che? La Mona Lisa in trattoria. Ma va! Che fai adesso? Lo inciarmerei. What does it mean, inciarmerei, Paola? No. Che vuol dire inciarmerei? Vabbè, dai, su, poi ti insegno troppe cose, ma no, sono termini un po' così della mia zona. Guarda che io ho googlato sulla treccani.it, inciarmare, non ci sta. Ritoccare. A ritoccare, è un sì, ritocchino. Lo inciarmerei con l'olio sì. di Cora Bezzia. Sì. E il peperoncino, e non avevo è super wow. È particolare con questa farina di mais, sembra di mangiare la polenta, quella con le verdure, che però in questo caso è fatta a forma di minestra. Particolare, mi piace. Buona, ottima, e come le inciarmi te le cose, Paola, non le inciarma nessuno. Ho imparato? Sì, hai imparato. Vai. Ci siamo divorati tutti gli antipasti. Il migliore, secondo me, ma pure secondo Paola, è stato il caciocavallo con i porcini del bosco molisano e il tartufo bianco molisano. Quindi, ragazzi, tre ingredienti, madonna mia, purezza degli ingredienti, materia prima pazzesca, esecuzione della cottura poi tra l'altro in forno, grande roba. Allora ti stoppo perché adesso dobbiamo passare alle carni. Ok, ci sono due frigoriferi con l'esposizione, li apriamo e scegliamo. Ok, vai. Che abbiamo qui? Va? Vediamo un po'. Allora, Dexter Irlanda, 60 giorni di frollatura. Non male. Black Angus Scozia, un grande classico. Sì. Una Wagyu Australia, Michele. Una 9 più Wagyu Australia, 45 giorni. Ma qua abbiamo pure una Wagyu Spagna. Poi? Passiamo la Minota. Come? Una vacca Mignota, una Rubia Gallega, una vacca Cinisara, quindi siciliana, una Duchessa e un'altra Duchessa. La cosa bella di questa steakhouse è che hanno davvero l'alfa e omega delle bistecche, perché qui abbiamo una vacca Cinisara, che è una razza autoctona siciliana, è una mucca piccolina che spesso vive allo Stato Brado, che non si trova tanto in giro, che non va proprio di moda, ma che ha la sua, diciamo, personalità. E abbiamo il Wagyu australiano, che è una delle carni più succulente, più paracule, ragazzi, che ci siano in giro, e che è singolare trovarla qui in Molise. Noi quale sceglieremo? Siccome siamo italiani, amiamo il Made in Italy e siamo patrioti, indovina che scegliamo? È il Wagyu Australia. 200 euro al chilo, ma chi paga? Tu. Come pago io? Certo, come sempre. Ma facevamo alla romana? Se siamo in Molise. È arrivato il momento, ragazzi, della brace. Guardate che carne ci andiamo a braciare. Questo è un arrosticino che è tipico loro, che lo fanno con la spalla e la coscia dell'agnello dissossato, peso circa 100 grammi. Quindi, cari amici abruzzesi, non iniziate a dire non è un arrosticino, loro lo chiamano così, ma sono consapevoli che non è il vostro arrosticino. E Michele, questo che sarebbe? Questo è il classico torcinello molisano fatto con le ghiandole di agnello, col budello, con la rete, a loro un po' di peperoncino,
prezzemolo e rosmarino. Lo fate bello grosso qui in Molise? Sì, bello ciotto ciotto. Bello ciotto ciotto. E per finire, ragazzi, il nostro bisteccone di Vaghi Australia, che grazie a questo signore è arrivato in Molise. Ci stiamo specializzando sui vari tipi di wagyu e questa Australia ha tanta roba. Guardate solo che marezzatura, che dirvi di più. Orsù, fuoco alle braci. Si inizia col wagyu, che ha il sapore più delicato, e poi si finisce con l'agnello per terminare con il torcinello, che è il budello d'agnello, che ha il sapore più forte. Paola sta entrando nel suo ambiente naturale, la cucina, e ha delle cose sorprendenti da dirvi. Le scoprirete dopo la pubblicità. No, niente pubblicità, vai Paola. Questo posto mi ricorda tanto una trattoria dove siamo stati io e Michele un paio d'anni fa a Parigi, che si chiama Chez Robert et Louise, dove era tutto a vista, c'era una brace in fondo dove si cucinava la qualsiasi cosa, anche l'interiore, cosa che andremo ad assaggiare noi adesso, e tutto il resto era a vista. In realtà la loro cucina è questa, no? Molto bello, molto accogliente, ti senti parte della stessa cucina. Metti like, seguici per altre incursioni in cucina. Se ordinate le bistecche, ragazzi, vi arrivano anche i coltelli seri, come questo, o la mannaietta, come questa. È arrivata la bistecca, ragazzi. Quello che noto è che la carne viene servita in purezza, quindi il sale Maldon è messo a parte, quindi è solamente la qualità della carne e la brace, che mi hanno spiegato che questo è il carbone di carbonaia, che ne sono rimasti veramente pochi in Italia, quindi fatto proprio nella maniera quella antica. Quindi questo carbone dovrebbe dare anche un kick in più, no? Tanta tanta roba. Ti aggiungo anche un pizzico di sale, perché il wagyu comunque tendenzialmente spinge sul dolce, quindi in questo caso il sale ci sta bene. E devo dire anche ottima cottura, perfetta. Non ci hanno chiesto la cottura come secondo me dovrebbe essere, perché per certe carni bisogna rispettare la cottura giusta per questo tipo di carne, ed è stata cotta alla perfezione. Per me è proprio un safeissimo, alla grande. La cosa bella di questa bistecca di wagyu che ci siamo appena divorati, ragazzi, è che potrebbe benissimo stare in una delle migliori steakhouse al mondo. Cioè, io non mi meraviglierei di trovarla a New York, a Berlino, a Madrid, a Amsterdam, a Londra. E la cosa bella, strepitosamente bella, è che me la ritrovo a Campobasso in Molise. Meteo, ragazzi, di Michele, non questo qua, quell'altro, quello serio, che a osa, perché portare a Campobasso, una piccola città di provincia del sud, la bistecca a 200 euro al chilo, ci vuole tanto coraggio. Bravo Michele. È arrivato l'arrosticino ed è arrivato, ragazzi, il torcinello. E che torcinello, ragazzi? Il torcinellone. Bello umido, guarda, vedi? Non è asciutto al centro. Io lo assaggio. Ragazzi, se vi piace il genere, se vi piacciono queste ricette, se vogliamo anche antiche, ancestrali, se vi piace tutto il discorso delle anti interiora, questo spacca. È delicato, allo stesso tempo è anche abbastanza maschio, no? Perché poi si sente quello spunto di interiore, che però a me piace. E poi al centro c'è l'animella che gli dà quella delicatezza. Mamma mia. Pensa a tuo nonno, poi pensa al nonno di tuo nonno, poi pensa al nonno di tuo nonno di tuo nonno, e so che ti sei perso, non c'è più punti di riferimento. Ecco, l'unica cosa che lega te al nonno di tuo nonno di tuo nonno sono ste ricette, perché lui se le mangiava e te le puoi mangiare pure te. Stai a capire, sì, la potenza di sto pezzetto di carne d'agnello, sì. Dai, non facciamo la guerra di religione, qui in Molise hanno deciso che questi sono arrosticini e noi non ci mettiamo a controbattere. Dai, assaggiamoli. Sono più forti dell'arrosticino abruzzese, eh? Decisamente più forti. Tutta un'altra cosa. Buono, però meglio quello abruzzese. Amici abruzzesi, dopo questo endorsement che vi ha fatto Paola, Paola è disponibile a venire in Abruzzo estate per le vacanze estive e l'inverno per le vacanze invernali, quindi contattateci che veniamo in vacanza in Abruzzo. La ciambellina col vino a fine pasto ci sta sempre. Volevo concludere il video qui adesso, sono stato molto bene, mi è piaciuto tantissimo, abbiamo speso 254 euro, ma
solo 160 di bistecca. 164 la bistecca, abbiamo scelto il top del top che avevano qui. Quindi, Bistec House. Prezzi ragionevolissimi. A voi, a ovviamente più. Sappiate che quella bistecca è la più cara di tutto il ristorante. Non è che costano tutte così le bistecche qua, però 254 euro sono stato benissimo. Caciocavallo 12 euro, ragazzi, scherziamo. Cioè, vale il viaggio quel caciocavallo. Esatto, e Paola se ne torna a casa con una scorta di peperoncini. Allora, c'erano i miei qua dentro, sì. Però ci ho messo pure due o tre dei loro. Te sei fregata i loro peperoncini? No, ce l'hai messi tu così per fare il video prima, io voglio che ce l'ho lasciato. Tu ce l'hai lasciato. Quindi il video si conclude qua. Viva il Molise, viva Campobasso, viva Core del Zia. Viva, viva, viva. Io ci ritorno qua. Pure io. Ci torniamo insieme? No. No, ognuno per fatti suoi, ma sì. Senti, tornerai a fare video con me? Vediamo. Brava, mi piace quando te la tiri. Ragazzi, un abbraccio e che la pace sia con voi. Ciao. Quanto sono belli, va? Michele e Michele. Ragazzi, vi avevo promesso che a fine video avrei messo la sua intervista. Perché intervisto Michele? Perché questo signore ci ha avuto il coraggio, possiamo definirlo il coraggio, di portare un format gastronomico, un format di ristorazione che qui in Molise, qui a Campobasso, era pressoché sconosciuto. Sì, nasce sì, pizzaiolo, sì. 10 anni fa preso sto locale ed era una pizzeria. Sì, era una pizzeria, soltanto che la città non era pronta per le mie pizze gourmet. Poi l'ho trasformato in braceria perché bracerie non ce n'erano e quindi ho detto vai, proviamo. Hai iniziato con che format? Facevo bistecca e contorno a 15 euro, grigliate miste, salsicce, torcinelli, cotechini, un tantinello diverso da quello di oggi. Sì, molto diverso. Quali sono state le difficoltà maggiori nel portare una steakhouse di ottimo livello qui a Campobasso, qui in Molise? È stato un po' un problema, però è stato bello educare e continuare ad educare i nostri clienti per formarli alla steakhouse, alla brace. Mi piace questo concetto che noi ripetiamo spesso nei video e quando con Paola ci interagiamo lo ripetiamo in continuazione, del ristoratore che educa il cliente, molto bello. Sì, è la prima cosa. Abbiamo convertito un sacco di clienti dal ben cotto al medio, dal medio al sangue, perché la nostra carne, essendo di livello, essendo frollata, non tira fuori sangue nel piatto. E quindi ovviamente cambia tutto, è una questione di cultura, è una questione di educazione al cibo. Siamo qui per deliziarvi ovviamente con tutte le nostre proposte. Ciao, c'è la benedizione, c'è la benedizione finale. Ciao bimbi! Paola si sta a fare un sacco di risate là dietro. Potremmo andare per i paesi, lo sai? Tu canti e io passo col piattino. E Michele, sì. Orzù! Fuoco alle braci! Il suo modo di salutare tutti quanti. Ragazzi, è stato un piacere. Viva Campobasso, viva il Molise, che esiste e griglia con noi. Ciao bimbi! Un'altra volta. E chi piace, ciao bimbi.